Ecco le immagini, sono in bianco e nero per quanto riguarda il primo tempo. Il Torino è quindi in maglia più scura. Qui ha attaccato con un colpo di testa di Pulici. Il Torino era la squadra fra tutte quelle che avevano perso all'andata che si trovava nella migliore posizione, essendo stata l'unica che aveva vinto, quindi sembrava abbastanza agevole, comunque più agevole delle altre, il compito di poter passare il turno. Ma c'è una doccia fredda in apertura, c'è questa azione di Johnny Rep, ieri abbastanza scatenato, ha evitato sia Cabral che Mozzini, ha servito la questa e la questa indietro a Larios, gran bolide dal limite di Larios, Castellini battuto 1-0, ma solo un paio di minuti dopo Graziani ristabilisce l'equilibrio 1-1, ed è questo il risultato con cui si chiude il primo tempo. In apertura di ripresa il Torino, che ha già dovuto fare a meno di Zaccarelli, preme per cercare di ribaltare la situazione. Tutte le azioni vengono impostate su Claudio Sala, da un suo cross Pulici tocca di testa, fa la torre per Graziani, bel controllo, tiro al volo di sinistro 2-1 e il Torino dunque ha ribaltato la situazione. Rivediamo l'azione con cui Ciccio Graziani ha riportato in parità la situazione, dall'1-2 di Bastia è diventato il 2-1 di Torino. A questo punto il Torino ha rimesso in parità la partita e potrebbe ora puntare al successo, ma in contropiede c'è questa azione che permette appunto a quel giovane Grimaud, di cui si era detto, di mettersi in evidenza. Grimaud ha sostituito, ecco, rivediamo l'azione, aveva sostituito Felix che era il capitano della squadra. C'è l'azione del terzino che è avanzato, Danova poi si scontra con Castellini che resta purtroppo a terra e deve essere sostituito da Terragno, quindi la situazione si è capovolta perché il Bastia in contropiede sfrutta ampi spazi e vedete qui Johnny Depp che va via, resiste alle cariche, poi l'ultima carica è di Mozzini che nello slancio termina a terra, probabilmente picchia sul tallone di Johnny Depp che va a terra, resta stordito, deve essere anche lui accompagnato fuori, ma siccome il Torino aveva già sostituito Zaccarelli con Gorin e il portiere Castellini con Terraneo, Mozzini non può essere sostituito e il Torino, che già si trova sul 2-2, un risultato sfavorevole a lui, è costretto a giocare la parte decisiva dell'incontro con un uomo in meno. Preme ancora il Torino, generosamente si porta in avanti con difensori, con Caporale, con Gorin, con, vedete, Patrizio Sala, ma è ancora fulminato in contropiede. Vedete l'azione dall'area del Bastia, rapidamente ancora Grimaud con grande freddezza per un giocatore giovane e praticamente esordiente, batte Terraneo e realizza il gol della vittoria, è il 3-2 e il gol che consente al Bastia di passare il turno.